Chi c'è? C'è Carmine. Qualcuno c'è Carmine. Oh! Eccolo! Caro Carmine. Salve, Carmine. Aspetta che prendiamo io indietreggio intanto. Prendiamo il microfono. Dov'è il Gaetano, microfono? Grazie che hai capito che devi andare. Gaetano, oh, non bravo, è bravo. Continua così. Salve, Carmine. Ciao. Come salve, andiamo? Carmine. Bene, bene. Tutto bene. Dove andiamo, soprattutto? Ah, innanzitutto, direi di prego, salga pure. Salire. Si corre per la ricerca. Prima domanda. Sì. Perché sei qui? Mi avete chiamato. Ah, giusto. Ah, vabbè. Chi me lo fa fare? Sincero. Giusto, sincerità. Ma te cosa fai nella vita? Spiegaci. Mestiere ricercatore. Ah, ricercatore. Un altro ricercatore, sì, come, sì. Come Luca. Parlaci un pochino di questa iniziativa. Cosa ne pensi anche il fatto che ci sia un messaggio ai più giovani al web? Ah, no, l'aspetto web secondo me è molto bello, molto importante. Penso sia nuovo, il primo anno che lo sì, fate. Sì, è il primo anno. Il primo anno. Fondamentalmente per chi come me non accende molto la televisione, ma passa molto più tempo al computer, secondo me è un'ottima idea. Sì, siamo poco al computer, noi viviamo dentro un computer. Esatto. Sì. Comunque, cioè, i giovani si avvicinano alla ricerca con questa nuova iniziativa, secondo te? Sì, assolutamente. Cioè, funziona. Sicuramente è un tentativo. Un tentativo buono, per avvicinare un messaggio più diretto. Sì, quanti ricercatori ci sono in Italia? No, non ne ho proprio idea. Poi dipende che cosa intendi per ricercatore. Persone pagate per fare ricerca persone oppure persone te. Che persone fanno veramente ricerca. Te. Ma non lo so, penso un 200-300 persone. Ah, un buon numero. Mm-hmm. Sì. Ma insomma, ogni anno va a salire comunque? O è comunque no, secondo me è stabile, sì. È stabile. Secondo me va a diminuire. Dovrebbe un po' salire, diciamo. Secondo me numero. Dovrebbe e molto. Quindi, dovrebbe essere o il doppio. Meglio. Ma secondo me in qualità dovrebbe salire più che in numero. Ah, mm-hmm. Ed è uno dei motivi per cui siamo qui, no? Cercare sì. di unirci tutti per cercare di aiutare la ricerca. Esatto. Perfetto. Però tu non stai correndo. Io infatti adesso no, per me questo è già un... Ma no, ascolta, Arisa costa 5.8. Aspetta. Te almeno mi fai un 3.2. Aspetta, guarda che c'è scritto, amo. Ci dovrebbe 2.2. stare un fat burning, no? Fat burning. Praticamente se tu qua vai c'è piano... c'è un body fat, sa questo? No, questo è per misurarlo. Però fat burning, cioè se tu vai piano così, tu mi aiuti a bruciare grasso. Se tu mi fai correre ma non troppo, hai bisogno, sei una silhouette. Sto tirando... Guarda che... Ah, capito. Oh, dai, 3.2 non è male comunque. No, così va bene. Senta, l'altro, quanto stai correndo? Io a 2.3. Aumenta un pelo, almeno 2.8. 2.4, dai. Posso farvi una domanda? Prego, che bello, ci fanno una domanda. Voi chi siete? Quanti siamo? Voi chi siete? Chi siamo? Quanti siamo? Scusate. Allora, noi siamo youtubers, tra virgolette. Praticamente, se mi passate il termine, idioti del web. Sì, vabbè, è una delle traduzioni. Mm-hmm. Per noi sono un duo comico, Jacca e Matt, io sono Michael Righini. Ci troviamo qui proprio per coinvolgere Per coinvolgere i giovani nella ricerca. E farvi svenire il più possibile quest'oggi. Ok, questa è la cosa. Allora, io direi, intanto grazie mille. Lo ringraziamo, ti facciamo scendere. A te non ti aiuto come ho fatto con la blogger, perché non mi sembra il caso. Guarda, esatto, grazie. È stato un piacere. Io intanto, e grazie io intanto proseguo. E mandiamo il rullo. Mandiamo il rullo. E continuiamo a correre anche. Venite a trovarci. Noi siamo qui fuori a Roma, fuori dal Teatro delle Vittorie. Perfetto. Venite con noi a contribuire alla ricerca. Seguite perché... la maratona anche tramite Twitter con l'hashtag TeletonyWeb. Perfetto. E chiunque può partecipare. Chiunque. Sì, quindi basta venire fuori qui nella vostra stella e dite, oh, io voglio venire. Venite, entrate. Siete benvenuti. Ok, vi mandiamo il rullo e ci vediamo tra pochissimo. Ciao a tutti. Ciao.